Qui vediamo il primo principio di Newton, cioè il principio di inerzia, realizzato con questo disco a ghiaccio secco. Ricordiamo che si tratta di un contenitore con anidride carbonica ghiacciata, che appunto è il ghiaccio secco, e questa anidride carbonica esce attraverso un sottile foro che è praticato in fondo al disco e esce nella forma gassosa. Quindi anidride carbonica gassosa, non passa per la fase liquida, quindi sublima passando dalla fase solida, ghiaccio secco, alla fase gassosa. Questo soffio di gas anidride carbonica gassosa che esce dal fondo del disco solleva il disco sul tavolino di una frazione di millimetro, quindi crea un velo gassoso e il disco va a galleggiare su questo velo, quindi non è direttamente a contatto con la superficie e perciò l'attrito è ridotto quasi praticamente a zero, perché appunto il disco galleggia su questo sottilissimo velo di gas. Qui vediamo infatti che quando il fisico lascia andare il disco, il disco prosegue in linea retta praticamente senza attrito. Adesso il fisico dà una leggera spinta al disco e lo fa passare davanti a questa riga millimetrata. Vediamo. E nel frattempo vengono fatte delle fotografie. Queste sono le fotografie fatte per esempio ogni secondo, da cui si vede che il disco percorre spazi uguali in tempi uguali, cioè si muove di modo rettilineo uniforme. Attraverso questa specie di compasso lo sperimentatore mostra che gli spazi percorsi sono uguali ad ogni secondo che passa. Questo è il principio di inerzia. Siccome sul disco non agivano forze, cioè agiva la forza peso e la forza vincolare, ma la forza totale era zero, il disco ha proseguito ad andare a velocità costante. Si potrebbe anche calcolare questa velocità dividendo lo spazio percorso diviso il tempo impiegato, per esempio 20 cm al secondo.